fortunato qui al cinema vecchio, quindi super felice. Vecchio con De Carlo. Come vi chiamate? Noè, loro sono i miei musicisti, Antonio De Tellevi e Francesco Pomiero. Allora, Antonio De Tellevi suona contrabbasso, synth. Tu cosa suoni, dai? Chitarra classica e elettrica. Allora, inizialmente il progetto nasce principalmente in acustico, io suonavo un pianino di ottave, un ukulele. Successivamente ho cercato prima il contrabbassista, ho conosciuto lui. Dopodiché abbiamo detto ok, aggiungiamo un altro strumento, avevamo voglia di aggiungere una chitarra classica per dare un po' quel senso di folklore e di classico al nostro sound. Poi abbiamo aggiunto i beat elettronici, quindi diciamo che è un po' la parte elettronica e la parte classica insieme. Alcune canzoni nascono piano in voce, mi metto io in solitaria e poi facendole ascoltare a loro ci mettiamo insieme a creare un sound. Altre invece abbiamo fatto diverse session di scrittura in cui proprio abbiamo cominciato a buttare prima il sound, la ritmica e poi ho aggiunto io successivamente una melodia in testo. È importante per voi il testo, il messaggio che volete passare con le canzoni? Testo proprio esplicito? Sì, moltissimo, infatti se in qualche canzone scrivo qualcosa che poi mi rendo conto che in realtà non vale niente, lo butto, lo cestino, perché deve essere sempre qualcosa di vero, qualcosa di autobiografico, comunque vero e che ho voglia di dire. E cos'è che vi spinge a fare musica? Questa è una bellissima domanda. Liberarci. Cioè, penso che sia una cosa innata. Sì, è una cosa che viene da dentro e che non riusciamo a non ascoltare, quindi abbiamo voglia di esprimerci così. Hai visto il tatuaggio, la tua tromba sul mio braccio, lo so che non volevi. Piace tantissimo arrivare al live e condividere la nostra musica con il pubblico. E preferite il momento intimo di creazione oppure quando siete sul palco? Palco. A spaccare tutto. In cui si realizza tutto quello che abbiamo fatto passo dopo passo e quindi è il momento proprio di realizzazione, di concretizzazione. Penso che sia bello anche stare, diciamo, insieme quando si scrive o si compone qualcosa, però quando suoni live, appunto come dice lei, concretizzi quello che c'è, tutto il lavoro, tutto quello che ti il tuo pensiero, tutti i sacrifici, sì. Tutto sì. Finalizzato per quello. Diventano reali, no? Quindi è figo. Poi lo vivi due volte. Prima lo vivi scrivendolo e poi lo vivi ogni volta con suoni. Esatto. E poi ogni volta. Va maturando ogni volta. Sì. Non ti stanca, no? Sì.
dal vostro accento si capisce che non siete proprio del nord, ecco. Due siciliani, un marchigiano. Mettete molto di questo vostro essere, delle vostre radici nella musica? Assolutamente. Tantissimo, sì. Sia nei testi, soprattutto nei testi si trova tanta nostalgia, e anche musicalmente abbiamo un po' ricercato il folklore, e anche nelle melodie. Secondo me c'è tanto da anche canti popolari. È un po' una cura, cioè per chi vive lontano da casa, sentire appunto ricercare queste cose che magari se non fossimo mai partiti da casa avremmo anche rinnegato, no? Sì. Il folklore ci avrebbe fatto anche un po' schifo. A me all'inizio facevamo un po' schifo, devo essere sincero, veramente. Invece adesso è un po' come ricordare, sì, le origini. Perché poi scopri, cioè, importante. Esatto, quando poi apri la mente, inizi a capire determinate cose, cogli quel senso, no, della musica folkloristica popolare, allora ti serve con la mente, perché ovviamente devi anche cercare, esatto. E proprio per questo, quali sono i vostri riferimenti musicali, cioè nel senso, a cosa vi ispirate quando... No, io non posso, cioè io... Con Antonio, che è un po' lui quello che ci fa ascoltare di tutto, veramente, passiamo da Guccini alla musica elettronica... E io penso che il mio algoritmo Spotify, se qualcuno lo vede, se qualcuno da Spotify vedesse il mio algoritmo, chiamerebbe la polizia. Chiamerebbe la polizia, mi fa venire a questo, proprio da psicopatico. Allora, cioè, il Discovery Weekly passa da Mahler alla musica trash, quindi due canzoni. Sì, diciamo. Bravissimo. Che tutta la musica un po' più particolare arriva da lui, la musica un po' più cantatorale da me, e lui ha un po' dei gusti strani. Da lui è stato Vasco Rossi, quindi è un po' difficile. Vasco Rossi, l'italiano Vasco Rossi, poi io vengo da una storia un po' psichedelica, Pink Floyd, vengo dal metal, vengo da tanta roba, cioè musica, stili molto differenti tra di loro. Però è bello unire a però sì, esatto. Cioè, infatti, sì, questo è come se qui ci avessimo il pop, la classica e il rock, e qua boh, la malattia. L'underground, malattia. Sì, perché sentendo il vostro live è anche molto influenzato dalla musica elettronica. Sì. Dove arriva questa influenza? Ma allora, nasce, penso, da una voglia e necessità di... Beh, noi abbiamo solo tanti anni per strada. L'acustico, e nasce dalla voglia di aggiungere proprio un po' di ritmica al live, quindi inizialmente abbiamo messo dei beat, poi abbiamo aggiunto il synth, quindi la voglia proprio di... Di vedere le persone che parlano sotto il palco, esatto. Cioè quelle che si vuole. Esplorere. È sempre una questione di condivisione, no? Sì. Che cosa non deve mancare assolutamente in un vostro live? La cazzimma, la cazzimma, la cazzimma. Termine napoletano di provenienza sconosciuta, ma è la cazzimma. Ma anche la sintonia che ci lega tra di noi, è una cosa bella che ci mettiamo in un live. Ho sentito un vostro concerto a Bra. Sì. A Bra? Pochi mesi fa. L'apertura di Vicario? Sì. Lì ci siamo divertiti tantissimo, il suo pubblico era calorosissimo, sì. E quindi è stato veramente pazzesco anche quell'area. Social, li usate, non li usate, li voglio sempre del tempo di musicale. Allora,
gestisco io la pagina Noe. Sì, vengo seguita, mi fa piacere, però non sono, cioè rispetto a qualche anno fa che vivevo la cosa in si deve fare, ad oggi la prendo un po' più calma e dico ok, sì, si deve fare, ma anche quando voglio, cioè io per una settimana non ho voglia di pubblicare nessuna stories, lo faccio. Tanto non, la musica è quella che conta. Tanto e quindi non, la non vivo seneramente. Non è che si cresce sui social, si cresce suonando, sui concerti, andando, facendo i chilometri sul furgoncino, arrivare nei posti più inculati e suonare. Poi è anche bello condividere quando si ha qualcosa da dire, cioè se io un momento non ho nulla da dire preferisco non essere sempre lì presente. Abbiamo un piano, ma non abbiamo ancora conquistare delle date. Il mondo. Non abbiamo ancora delle date, siamo in trattativa di uscita. Però sicuramente nel 2022 uscirà il disco. Ah, il disco, ok. Sì, e sì, che sì. Questo sarà il tuo primo disco? Ho primo già disco, fatto cose sì, prima. Ho pubblicato diversi singoli, è un primo EP, però il primo EP era un altro progetto super acustico, anche loro due non c'erano ancora. Non esistevamo, non eravamo nati. Sarà il primo disco. Ok, e date future? Beh, per il momento stiamo aspettando l'uscita del disco per le prossime date, quindi in questo momento abbiamo un attimo di pausa e poi andremo. Avete in progetto anche di fare dei videoclip? Sì, 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 stiamo già pensando ai prossimi due videoclip, siamo in lavorazione. L'ultimo singolo è uscito con Freecom. Ed è uscito a fare anche un figlio. Ok, bene. Potete lasciare i vostri riferimenti di Instagram, Facebook, YouTube? Il progetto si chiama Noe come me, su Instagram mi trovate come Noe Music, su Spotify Noe, l'accento è sulla O. Giusto. Sì. E poi loro Francesco Pomiero e Antonio De Tallevi. Una tappa vola, ma un turno vola ancora, ti sembra di svanire, svanire. La musica mi calma, la musica mi salva da questa vita fragile, fragile. Consiglierei vivamente l'ascolto del raro disco di Cicciolina che lo trovate pubblicato sui vari piattaforme di streaming. Esiste, c'è, è vero, guarda, è spopolato. E poi, Apex Twin, io ci do a muso duro. Bene, salutate. Grazie, bella lì. Grazie, ci vediamo spero presto. Grazie a voi, ciao ciao.